Almeno il 50% dei piatti provenienti dalla tradizione scritta o orale della gastronomia abruzzese, realizzati con almeno il 60% dei prodotti provenienti dalle produzioni tipiche d'Abruzzo, presenza di una carta dei vini che assicuri la disponibilità di almeno una etichetta di vino abruzzese per ogni due coperti, presenza di prodotti da agricoltura biologica. Sono questi i punti principali del disciplinare del ristorante tipico d'Abruzzo, il marchio tenuto a battesimo dagli chef più importanti della nostra regione, come Nico Romito, Giuseppe Tinari, Lanfranco Centofanti, Marcello Spadone, Gennaro D'Ignazio e Franco Franciosi, con il quale Regione Abruzzo intende diffondere in Europa il sigillo di qualità del Made in Abruzzo gastronomico. Il fatto che oggi venga presentato questo disciplinare, questo marchio del ristorante tipico d'Abruzzo, e che l'Abruzzo è la prima tra le oltre 300 regioni d'Europa a raggiungere questo traguardo e ad avere questo riconoscimento e questa certificazione europea, è la dimostrazione appunto che non è un episodio, non è un caso, ma è frutto invece di un lavoro, di una presenza e di una tradizione ben consolidata. Le domande per accedere al marchio ristorante tipico d'Abruzzo possono essere già compilate e trasmesse al Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione utilizzando il modulo scaricabile online unitamente alla documentazione richiesta. Il Dipartimento concede in uso il marchio ristorante tipico d'Abruzzo a tutti gli esercizi commerciali dell'Unione Europea già autorizzati ai sensi di legge e appartenenti alla categoria ristoranti. Oltre l'Italia, in tutti e 28 gli stati europei, chiaramente si devono assoggettare poi al controllo, perché è chiaro che devono utilizzare i nostri prodotti. Credo che sia un traguardo importante, un altro tassello che mettiamo all'interno di un ragionamento di mettere l'Abruzzo a sistema, di mettere il nostro turismo a sistema.